Il numero di telefono che fissiamo lì in sovraimpressione 021 014 42 63 per entrare, per intervenire in diretta, per alimentare la nostra chiacchierata. C'è intanto l'ufficialità che arriva dalla Federazione Italiana Gioco Calcio perché è stato respinto il ricorso di Aurelio De Laurentiis sulle multiproprietà. Quindi dovrà decidere ad un certo punto se vendere il Napoli o il Bari. Napoli che sta per lanciare anche la campagna abbonamenti, staremo a vedere quale sarà il tenore della stessa. Abbiamo registrato nei giorni scorsi del malumore dei tifosi della Juventus, no? Per le tariffe ritenute molto molto alte per abbonarsi alla nuova stagione agonistica. Vedremo quali saranno invece le scelte del Napoli. Intanto la situazione resta interlocutoria sul fronte mercato con i vari nodi legati ai contratti. Qualcuno sarà sicuramente aggiornato, qualcun altro rimarrà così, quindi con giocatori in scadenza e ce ne sono diversi nelle file del Napoli. Con un solo rischio sostanziale, quello, ecco, delle posizioni intransigenti del Napoli e di Fabian Ruiz. Cioè, l'auspicio che ribadiamo, ecco, lo abbiamo detto più volte, è che per quanto il clima, ecco, non sia disteso tra le parti perché non si è trovato accordo ecco, nell'ottica di un potenziale rinnovo contrattuale, che comunque non si arrivi alla rottura, non si arrivi ad un Milik bis nell'interesse del calciatore, nell'interesse anche della società, perché c'è bisogno evidente della qualità di Fabian Ruiz nel centrocampo per la nuova stagione, centrocampo affidato a Spalletti. E intanto ha parlato Andrea Carnevale, ex grandissimo attaccante del Napoli scudettato e oggi tra i dirigenti dell'Udinese, si è fatto sponsor anche lui di Gerard Deulofeu, per il quale la firma, ecco, potrebbe essere davvero imminente. Dice Deulofeu è un fuoriclasse, può fare la differenza ovunque. E chi andrà a sostituire Deulofeu? Si è detto Mertens e qualcuno dice no, è sbagliato perché Mertens aveva caratteristiche diverse. Invece io credo che per duttilità Deulofeu possa essere il jolly del fronte offensivo, quindi sì, all'eventualità utilizzato come falso 9, quindi da sottopunta, ma sostanzialmente dovesse rimanere il 4-2-3-1, il modulo tattico di riferimento, quello tanto amato da Luciano Spalletti, nel 3-1 Deulofeu può praticamente giocare dovunque. E abbiamo appreso anche che per quanto riguarda il blocco dei centrali di difesa, anche qui il Napoli è vicinissimo all'acquisto di Østigard, difensore classe 99, che ha messo insieme 14 presenze nell'ultima sfortunata stagione del retrocesso a Genoa, e in ottica futura Østigard potrebbe essere uno dei giocatori deputati a sostituire Kalidou Koulibaly. Siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di Canale 8. Ecco, qui mi sintonizzo anch'io per raccogliere le vostre considerazioni. Non so se siamo pronti per salutare Minervini. Ah, ok, lo raggiungiamo. Allora leggo di Attilio Ponticelli che scrive: cosa lanciano a fare la campagna abbonamenti? I frustrati, i vessati, i drogati? Ora ti servono, caro Presidente. Ah, è polemico Attilio a proposito di alcune dichiarazioni anche un po' forzate di De Laurentiis. Ragazzi, conviene andare avanti con questo braccio di ferro? Non lo so. Pasquale Avallone, ciao Silver, ma nel mese in cui ci saranno i mondiali, il campionato non si ferma? Certo che si ferma. Si ferma, tanto è vero che De Laurentiis ci raccontava in uno degli ultimi incontri, proprio di quello al comune, dell'idea di poter organizzare con altre società, con altri club, una serie di incontri o di tornei che possano sostituire non solo il campionato italiano, ma anche tutta la delusione italiana per aver ciccato per la seconda volta di fila la partecipazione al mondiale. E devo dire che anche ieri sera l'Italia ha portato a casa una bella lezioncina ad opera della Germania, in un girone nel quale invece l'Ungheria, di un allenatore italiano, che da queste parti non ha avuto fortuna, è andata a vincere 4-0 in casa dell'Inghilterra. Quindi in questo girone di Nations League, girone di ferro, non ci sono in testa né l'Inghilterra che vanta. Quanti titoli mondiali l'Inghilterra? Ne vanta uno. Né la Germania che di mondiali ne ha quattro, né l'Italia che di mondiali ne ha quattro, bensì l'Ungheria che il mondiale lo sfiorò proprio nel 1966, quando fu battuta a Wembley dall'Inghilterra, non senza polemiche. Roberto scrive: buonasera, ma dove sono i prestissimoni, i Pacileo? Nessuno ha il coraggio di contestarlo? Bisogna contestare a prescindere?
De Laurentiis. Marcello Abate, ciao Silver, cosa ne pensi delle voci del Napoli in vendita di qui a fine agosto in seguito alla sentenza della FIGC di oggi? Che no, secondo me nulla di fondato. Roberto dice: De Ulofeu 2 milioni e mezzo di ingaggio, non poteva darli a Dries? E poi dice: vergogna, c'è una differenza di 7 anni tra i due calciatori. Io penso che, come detto anche ieri, i cicli incomincino e poi finiscano anche, ma sarebbe stato molto, molto meglio chiudere in altra maniera e con un altro tenore il rapporto con un giocatore che ha dalla sua 148 gol con la maglia del Napoli e soprattutto una totale compenetrazione nel tessuto della nostra identità e della nostra città. Arturo c'è? Caro Miner, come sempre, c'è sempre. Bah. Ti piace esagerare, come sempre. Che hai messo dietro uno sfondo? Ho un camouflage, ho fatto un camouflage così non mi prendo in giro. Ne sai una più del diavolo, non c'è niente da fare. Andiamo anche al telefono? Pronto? Silver, buongiorno. Ciao carissimo. Sono Pasquale Ciao da Pasquale. Ascola. Senti, ti lancio una provocazione che c'è, mercato, ma può diventare realtà. Allora, dato che al Paris Saint-Germain è andato Galtier, che è un grandissimo estimatore di Osimhen, se il Paris Saint-Germain cerca Osimhen al Napoli, che ne diresti? Osimhen 50 milioni per Icardi? Bella questa. Facciamo rispondere prima al camouflage. Ma 50 milioni, scusa, li dà il PSG al Eh Napoli? certo. Ovviamente. Sì, al Napoli, al Napoli. Ah, ok. Io no, non lo farei perché comunque Icardi sono 2 anni e mezzo e poi soprattutto ragazzi, Galtier è un grande estimatore di Osimhen, ma Spalletti non è un grande estimatore di Icardi. È vero, è vero. Pasquale, forse. Ti era sfuggito o avevi dimenticato anche dei rapporti No, intercorsi tra Icardi e Spalletti? Poi non lo so. No, però sai cosa pensavo? Icardi ha una grande stima, cioè per Icardi ha una grande Sono stima De lasciati Laurentiis. benissimo, ragazzi. No, non si sono lasciati benissimo. Io pensavo a Icardi quando apprende di valere praticamente. Cioè, nel rapporto con Osimhen, 50 milioni più il suo cartellino per convincere il Napoli a liberare Osimhen. Stavo pensando, tra me e me. Vabbè. Perché secondo me prende anche Leao dal Milan, Galtier. Quanti se ci vogliono un bel po' di soldini, eh? Ma tanto il Paris Saint-Germain problemi non ne ha, eh. I problemi li hanno gli altri, non il Paris Saint-Germain. Sì, però mi sa un po' di fantamercato, non lo so, Arturo, tu? Ma lui è un grande estimatore, poi secondo me prende anche Botman. Ti dico che il Paris Saint-Germain prenderà 5-6 giocatori fra attuali Lille e ex Lille, perché Galtier ha lasciato un grande ricordo a Lille. Ah, certo. Diciamo Hanno che in attacco loro non è che siano messi proprio male non male, malissimo, diciamo non che malissimo. qualcosina hanno speso una certa cifra per trattenere Mbappé. Io non Ma penso venderanno che Neymar. il PSG vada su un profilo simile. Questa è la mia sensazione. Secondo me i profili Venderanno Neymar, ne hanno Icardi bisogno non gli in serve altri perché loro ruoli. non lo fanno Ecco. giocare. Penserei più a un PSG che va all'assalto di Koulibaly che di Osimhen. Ecco, se devo pensare a un giocatore che può servire a loro. Va bene, Pasquale. Pasquale? Ciao Pasquale, grazie, grazie per aver chiamato. Un po' di messaggi che vado, che torno a leggere. Allora, vediamo un po'. Ilaria Ferrero scrive, è un messaggio bello lungo. Buonasera Silvia, non si può sentire. Claudio Anellucci, ex agente di Cavani, dire che è andato via per colpa di De Laurentiis e non per soldi. Dire che adesso fa lo stesso, Koulibaly, Mertens e Fabian, il presidente ha tutto il diritto di rinnovare o meno un giocatore, del resto poi li portano a scadenza proprio i loro procuratori per avidità di denaro. È facile attaccare il presidente per i propri interessi nel momento in cui è nel mirino della piazza. Io di Cavani e della vicenda Cavani ricordavo altro. Ti dico la verità, Arturo, è una cosa Io molto. non sopporto chi poi sputa nei piatti in cui ha mangiato, E quindi proprio no, una roba che non ma sopporto. dove si è mangiato molto, molto bene, Non peraltro. tanto.
Molto bene. Io ad esempio di Cavani, della situazione di Cavani, ricordo quello che abbiamo spesso detto anche per Lavezzi, che c'erano degli accordi a monte tra le parti, la società e i calciatori, la società disposta a liberare i calciatori dopo, insomma, al termine dei percorsi fatti qui a Napoli, che poi si parli a distanza di tanti anni, prendendosi anche la briga di dire che la vicenda Cavani è la stessa di quella di Koulibaly, di Mertens e quant'altro. No, non va bene, anche perché quando i procuratori dicono che i calciatori è giusto che tutelino i propri interessi, che gli stessi interessi sono identici a quelli dei presidenti delle società, io ci metterei dentro anche gli interessi loro, quelli legati alle percentuali, che sono delle percentuali molto molto alte, o no? Altissime, sì, ma poi ripeto, se è così, ma perché non l'hai detto quando è successo? Cioè, perché ne vieni a parlare praticamente quasi 10 anni dopo? Dai, ragazzi, mi sembra tutto abbastanza scenico, no? Sfruttare l'onda del momento che vuole dire, no? Che poi è vero, De Laurentiis tante situazioni le ha gestite malissimo. Sicuramente se Driss andrà via per una scelta della società, condivisibile o meno, ma in quel caso no, cioè Cavani se ne voleva andare e Napoli non l'ha trattenuto perché l'offerta che è arrivata era ottima e con i soldi di Cavani sì, il Napoli ha rifatto una squadra che per 10 anni è andata ad un passo dal vincere lo scudetto, quindi io penso che poi i rimpianti non siano di nessuno, arrivò Higuaín, arrivava tanta gente fortissima che ha fatto la storia, Albiol, Calleón, con quei soldi lì. La gente, Arthur, la gente non vuole capire. Anche Davide Sabella scrive: Aurelio è solo un affarista, non vuole investire, non vuole vincere, solite storie, vuole andare solo in Champions. Qualche giorno fa è intervenuto qui Luigi Santoro, che è uno dei presidenti, di una società calcistica giovanile tra le più affermate. Si stanno giocando anche lo scudetto di categorie, Blue Devils. È uno che quotidianamente ha a che fare con il Napoli, come ha a che fare con il Milan, con la Juventus, con l'Atalanta, con l'Inter, con il Torino, con il Valencia, con cui strinse anche una sinergia qualche anno fa, e ha detto una cosa molto semplice: ci sono dei rapporti di forza, ci sono delle potenzialità. Le potenzialità del Napoli di De Laurentiis sono queste. E Santoro aggiungeva, ripeto, uno che ha contatti diretti, continui con i settori giovanili, con il settore giovanile del Napoli, con gli organizzatori del Napoli. Si è andati anche molto oltre rispetto alle potenzialità. Allora, bisogna prendere anche atto dei rapporti di forza che intercorrono tra il Napoli, questo Napoli, questa società, e la Juventus, e l'Inter, e il Milan. Non voler vedere, secondo me, da orbi e non porta da nessuna parte. Poi si continui a far polemica. La polemica, se reiterata, quando ci si rende conto che è inutile, dannosa e fa male, secondo me è improduttiva, è sterile. C'è un'alternativa? No. Chiedono molti nostri telespettatori, parlateci delle trattative che ci sono per la cessione del Napoli. Di cosa dobbiamo o dovremmo parlare? Io non ne so nulla, quindi posso dire che io non ne so nulla. Di cosa vi dovremmo parlare, se non ad oggi della notizia che è quella del ricorso di De Laurentiis respinto dalla FIGC a proposito delle multiproprietà, ma questo già lo sapevamo abbondantemente e ampiamente che sarebbe andata così. Allora, devo chiedere scusa a Raffaele Sena che ha pienamente ragione. Nel mio riepilogo delle date mondiali ho evidentemente sbagliato nel ricordare che nel 66 l'Inghilterra vinse in casa contro la Germania e successe l'ira di Dio, per come andò. Abbiamo detto che l'Inghilterra aveva vinto, però. Cosa? Abbiamo detto che l'Inghilterra aveva vinto un Sì, titolo no, mondiale. però ricordando l'Ungheria di Puskas, Ah, una ok. grandissima. No, con gol di Hast, no? Quello della lì, gol non gol. Esatto, il gol non gol. Una vittoria molto juventina. Ecco. Sì, è vero, molto British bianco-nero. Molto, molto juventina. Andiamo al telefono, pronto? Dottor Mele, buonasera, Dino da Modena. Ciao, ciao Dino, benvenuto.
Buonasera anche a Minervini. Senta, io volevo solo puntualizzare quello che l'altra sera ho detto riguardo Cavani e un po' Mertens. Allora, Cavani io lo adorerò fin che campo, però parliamo di un calciatore di 35-36 anni e a mio avviso non può più far parte di una squadra che vuole competere almeno ad alti livelli. Riguardo Mertens, a me Mertens però non si mette a ridere, per me io Mertens lo vedo come Villeneuve nella Ferrari. Ha vinto poco, non ha vinto quasi niente, ma dopo 30 anni se lo ricordano tutti. Mertens a Napoli non verrà mai dimenticato, ma lì non accetterà mai di giocare un quarto d'ora, 20 minuti a partita con un ingaggio estremamente dimezzato. Inoltre un'altra cosa, quando ho fatto una brutta affermazione per quello che riguarda alcuni giocatori che hanno la testa per dividere le orecchie, a buon intenditor poche parole, noi abbiamo qualche calciatore nel Napoli, e a me mi dà molto fastidio, che vanno in campo e si dimenticano quello che rappresentano e credono di fare non una partita di calcio, difendere una squadra, ma di fare a botte, e questo non va bene a livello professionistico. Io questo lo criticherò sempre. Inoltre un'ultima cosa riguardo quello che ha fatto De Laurentiis, che a mio avviso nella storia del Napoli, esclusi 3-4 anni di Maradona, non ha mai fatto nessuno. Se mi dicono il Napoli quest'anno vince lo scudetto e quest'altro anno va fallito, io spero che non lo vincerà mai lo scudetto e che rimanga sempre a grandi livelli. Sì, è un'analisi criticabile, è la mia analisi, però ognuno No, perché criticabile? È un'analisi, secondo me, dettata dall'esperienza decennale vissuta sul campo da tifoso. Sì, esatto. Guardi che io mi ricordo una delle più brutte esperienze, Napoli con una squadra inglese, quello che è successo, io avevo 15 anni, 16 anni, ma quelle sono le pagine brutte della mia squadra. Però oggi cerchiamo di vivere questa parentesi di questo Napoli che sono 5-6 anni che va in Champions League, ma cosa cerchiamo? Io non mi metto a paragone di Santoro, per l'amor di Dio, io sono il tipico tifoso del Basford, però la potenzialità del Napoli rispetto alla strapotenzialità del Nord è questa, e bisogna andarci con i piedi di piombo. Bisogna essere consapevoli delle nostre possibilità, della nostra forza e quello che possiamo dare. Meglio vivere tutti i giorni bene che abbuffarmi e poi mi viene mal di pancia e resto in Rimani indisposto. Va bene, Dino, grazie per il tuo intervento. C'è una serie di appelli e di inviti. Arturo, Fabiola ad esempio scrive: deve vendere. E Marco Iannetta risponde: ti fate la maglia. E poi aggiunge una cosa anche simpatica. Lorenzo Di Martino: non mi trovi d'accordo perché De Laurentiis dice che siamo 90 milioni di tifosi, le potenzialità ci sono a detta sua. 90 milioni, vabbè, ok. E poi ancora Antonio Dauria che scrive: non ricordate, Lavezzi e Cavani avevano entrambi la clausola rescissoria che fu esercitata dal Paris Saint-Germain, appunto sulla scorta di un accordo. Lavezzi voleva andare anche l'anno prima, no? Esattamente, perché i soldi, bisognava portare i soldi di quelle clausole, e ne furono quasi 40 di milioni per il Pocio e 64 per Cavani. E vi dirò di più: una sera a cena a Di Maro, De Laurentiis, oltre a lanciare strali contro Mazzarri accusandolo di avergli fatto perdere Verratti, perché De Laurentiis per primo con Sebastiani aveva ottenuto l'ok per Verratti, ma Mazzarri, stando a quanto ci raccontò il presidente, disse: presidente, comunque questo qui è il ragazzino, io non lo faccio giocare. E quindi strali contro Mazzarri. Poi che cosa ci racconta il presidente? Che nel momento in cui va a chiudere con il Paris Saint-Germain per Cavani, arrivano, l'incontro avviene a Roma con Leonardo e altri due dirigenti del Paris Saint-Germain. E a un certo punto, quando erano d'accordo sulla cifra, De Laurentiis gli fa: vabbè, se volete datemi 50 milioni al posto di 64, me ne date 50 più Verratti, perché era rimasto un suo pallino. Chiaramente fu no. Allora andiamo al telefono. Pronto? Salve. Sì. Salve, Antonio da Caserta. Ciao Antonio, benvenuto. Ma no, volevo solo domandare per questo acquisto, neo acquisto forse, di Deulofeu. Sì. Cosa ne pensate? E tu cosa ne pensi? Ti piace? Ma non lo so, cioè
Cioè, non lo so, perché è giocatore, De Lofè. Non è giocatore. Ma che giocatore è? Scarso. No, dimmi la tua, poi rispondiamo noi. È scarso, secondo ma me. Ma no, non è che è scarso, ma dove ha giocato questo De Lofè? Barcellona, Milan, ha fatto un po' girato, sì. Barcellona, piccoli, ma ha giocato. Ha giocato nel Barcellona. Penso che almeno... Dacci un nome, chi prenderesti tu a destra? Non ho capito. Chi prenderesti? Dacci un nome, chi compreresti tu, chiaramente, perché... nei parametri del Napoli, perché è ovvio, Mbappé non vale, diciamo. Ma perché Lozano non andava bene. E Lozano mica l'ha venduto il Napoli, c'è anche Lozano. Perché comprare? Ah, vedi, questo mi piace. È la prima volta che un tifoso dice De Laurentiis non comprare. Questa è una nuova versione, ci sta. Però penso che un giocatore che ha fatto 13 gol quest'anno giocando a Udine, una squadra che sicuramente non esprimeva sto calcio champagne, io penso che abbia del margine per crescere. È un 94, non parliamo di un giocatore che ha 40 anni. Io non sono così pessimista come lo sei tu, ma rispetto alla tua idea. Va bene, va bene. Sì. Va bene, grazie. Ciao, ciao Antonio, grazie a te. Ragazzi, ascoltate dal telefono, non dal televisore. Fabiola e Enzo scrive con una sentenza d'appello così importante appena emessa, parliamo di mercato. Ok, buona serata. Quante volte te lo devo dire della sentenza d'appello? Vabbè, allora no, non parliamo di mercato. Ragazzi, da ora in poi e fino alla fine parlate solo della sentenza d'appello, quindi del ricorso rigettato per cui le multiproprietà non sono consentite e De Laurentiis dovrà cedere o Napoli o Bari. Quindi scatenatevi ragazzi, soprattutto invitate De Laurentiis a prendere, come fate voi, la 16, quindi a lasciare il Napoli. Guai a parlare di mercato. Arturo. No, ma ne abbiamo parlato anche sui social, nella slide che abbiamo proposto, è sicuramente un tema del giorno, ma era qualcosa che già si sapeva fondamentalmente. Quello che è ricorso era stato un tentativo estremo di De Laurentiis che è stato bocciato, ma lo sappiamo da tempo che all'inizio della stagione 2024 dovrà essere risolta questa situazione. Da quello che sappiamo noi, almeno da quello che so io, ecco, l'intenzione della famiglia De Laurentiis è quella di cedere il Bari e non il Napoli, poi tutto può succedere, però ad oggi, da quello che so io, è così. Torniamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Sì. Ciao, buonasera. Gian Piero da Gomero. Ciao carissimo, ben trovato. Senti, ciao Silver, ciao Arturo. È la prima volta che vi chiamo. Volevo chiedere questo: io ci tengo moltissimo per la maglia. Sì. Per me possono andare via tutti se poi vengono sostituiti da giocatori più forti. Il discorso è questo: mi va benissimo che il presidente abbia detto lo scorso anno il nostro obiettivo era entrare in Champions, però se adesso vanno via dei giocatori importanti e non vengono sostituiti, che andiamo a fare in Champions? Facciamo un'apparizione e torniamo a casa, quindi c'è qualcosa che non quadra. Vorrei un vostro pensiero. Gian Piero, io sono d'accordo con quello che dici, ma affinché si realizzi quello che dici, penso che si debba aspettare un po'. Perché sono commenti improntati proprio ad una smobilitazione che non è nelle idee della società. Oggi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Mertens. Su Mertens, allora, io non voglio che passi il messaggio che Mertens, rimanendo, giocherebbe tutte le partite, sarebbe il punto di riferimento della squadra, non lo è. Ma non è così, ma anche nel Milan Ibrahimovic non è stato il punto di riferimento, no? E tu credi che Mertens abbia la stessa capacità di incidere? Guardami, no, di incidere no, però sicuramente può servire per il prossimo anno.
non deve giocare tutte le partite, ma può entrare, e quando entra, secondo me, può dare quel qualcosa in più che ci può servire. Ma stanno provando a rigenerarla la squadra, cioè anche, anche prima, no, si parla di De Olofeo come un brocco. De Olofeo è un signor, giocatore. Per me è un bel giocatore. Allora tu, secondo anche me, quando stavo al Milan hanno fatto delle bellissime partite. Secondo me, Giampiero, ma io non voglio fare lo spot di De Olofeo, né essere ingrato nei confronti di Mertens, che è stato sempre un ragazzo speciale e un grande campione. Il Napoli si sta assumendo questa responsabilità, quindi decide che è finito un corso. E sai che corso è stato? La mia impressione è stato il corso di una squadra impalpabile dal punto di vista della personalità, impalpabile. Lascio fuori il 2018, che lì è stato il sistema ad impedire la vittoria. Poi negli anni a seguire mi è parsa una squadra distratta nei momenti decisivi, una squadra di gente che nel momento difficile qualcuno si girava dall'altra parte, qualcun altro andava per i fatti suoi. Se questa percezione, non so se è stata anche la vostra, ma se questa percezione in parte è stata anche della società, per alcuni messaggi neanche criptici che abbiamo colto, no, dallo stesso presidente quando ci ha parlato negli ultimi incontri, ma ben venga questo tentativo di rigenerarsi, il che non vuol dire che stanno mandando via tutti quanti, passa un messaggio sbagliato, si sta discutendo su una serie di situazioni di rinnovi contrattuali. E sui quali ragioneranno le parti, però scusami Arthur, a sinistra hanno preso l'esterno basso, hanno preso Kvaratskhelia che magari si rivelerà un acquisto azzeccato, che quello che abbiamo visto, ne vedremo delle belle con speriamo, con, ma anche, anche nella logica della società, perché poi ragazzi a monte secondo me c'è sempre il discorso delle potenzialità e dei rapporti di forza. Come diceva Arturo, Mbappé non arriverà, e l'unica strada perseguibile è questa. Ma sicuramente, essere bravi a bruciare gli altri. Io sono di questo, ti do ragione al 100% sotto questo discorso. Vabbè, comunque sentiamo Arturo cosa pensa, poi andiamo in pubblicità. Cosa gli rispondi a Giampiero, Arthur? No, io ho già detto tante volte, ho scritto pure diversi pezzi in questi giorni, no? Il ridimensionamento, cioè ogni estate è come un cambio di stagione, praticamente quando arriva giugno tiriamo fuori dall'armadio il ridimensionamento e dobbiamo vedere come metterlo, come indossarlo. C'è gente che per forza vorrebbe farlo indossare al Napoli, però poi la storia racconta altro. Noi possiamo raccontare quello che abbiamo vissuto nel passato e quello che stiamo vivendo adesso. Quello che stiamo vivendo adesso racconta di un club che comunque è andato subito a esercitare il riscatto di Anguissa, spendendo 15 milioni, che con la crisi che c'è poi possono essere, sono pochi in relazione al valore del giocatore, perché ne vale forse il doppio, anzi sicuramente vale il doppio, però restano una spesa importante. Hai rinnovato con Anguissa, hai subito anticipato, perché se Kvaratskhelia Silver non avesse firmato col Napoli dopo il gol che sta facendo in National League, ma credo che la situazione diveniva molto più complicata da gestire per il Napoli. Io poi non penso che poi sarebbe stato così semplice accaparrarsi sto ragazzo. Hai preso quello che è il titolare dell'Uruguay, che gioca a sinistra, dopo anni che giustamente abbiamo criticato per la mancanza, che resta una macchia negli anni scorsi, del terzino sinistro. Io non so che dire, cioè nel senso, Osimhen resta, perché poi alla fine Osimhen resta, a meno di robe clamorose. Di Lorenzo, che è un giocatore fondamentale, resta. Lobotka, che è stata la rivelazione dell'anno scorso, a detta di tutti, non a detta mia, resta. Io non so, veramente, il Napoli sta per prendere De Olofeo, che è stato uno dei migliori giocatori dell'anno scorso. Ma siamo sicuri, ragazzi, che ci stiamo ridimensionando? Diciamo così, sì. No, ma io non parlo di ridimensionamento, sicuramente. Non, per me, diciamo che nonostante questi anni un po' strani, anche perché il 2018 diciamo che ci hanno scippato, quest'anno si poteva avere, nonostante queste problematiche, quest'anno per due volte è andato vicino allo scudetto, anche quest'anno poteva anche fare questo piccolo salto. Io vorrei fare una partecipazione in Champions, non da comprimario, questo chiedo alla società.
Ti capisco, è anche il nostro auspicio con tutti i, con il livello deve andare anche bene a sorteggio con il livello di difficoltà. Il sorteggio siamo sfortunatissimi e quest'anno ho visto le squadre, quindi sarà una tragedia. Ma poi parti dalla terza fascia, cioè il livello di difficoltà c'è e va considerato. Però non io capisco, voi una partecipazione dignitosa e finora è stata sempre dignitosa. Perché anche l'ultima apparizione è stata agli ottavi, dove hai beccato il Barcellona e sei uscito col Barcellona. Cioè, sfortunati anche nei sorteggi e in tutte le però, cose. Però che io ricordi, in Champions League il Napoli ha fatto sempre grandi prestazioni, e al cospetto di squadre fortissime, senza mai aver paura, senza mai smobilitare. L'anno scorso ha esagerato, volendo affrontare il Barcellona, credendo di essere il Barcellona. Infatti. Però nell'ultima Champions che ricordo, il Napoli ha passato anche il turno. E con chi? Ti ricordi? Cerotti, come noi, con un giocatore difficilissimo di Liverpool, Paris Saint Germain, Paris Saint Germain, il Salisburgo, che era squadra non da buttare. Vabbè. Ti ringrazio molto, Giampiero. Non prendo altro spazio. Sempre in bocca al lupo e forza Napoli. Grazie molte. Allora Nino cosa scrive? Ancora con il 2018 il mondo va avanti, non metterti allo stesso livello di quelli che espongono il 38. Guardiamo al presente. No, non sono d'accordo Nino, spesso sono d'accordo con te. È come i crimini. Allora le cose gravi, sai cosa diceva, cosa mi diceva mio papà? Quando facevo cappellate mi esponeva al pubblico ludibrio. Tutti i giorni praticamente. Praticamente sempre, al pubblico ludibrio. Il calcio nel sedere me lo dava davanti a tutti. Lo scappellotto davanti a tutti. La lezione, così non si fa, me la dava, me lo diceva davanti a tutti. Quando poi in camera caritatis dicevo, papà perché mi hai fatto fare questa figuraccia? Perché così te lo ricordi. Hai capito? Tutto qui. Quando ci sono cose alla stregua di scempi come quello del 2018, finché campo, e non è il 38, quella è un'altra cosa. Allora il 2018 è uno scempio. Se si espone un numero che è fraudolento perché è antitetico al rispetto di regole, leggi e sentenze, lì è da antistato. Ci fermiamo, break pubblicitario e poi ripartiamo con Alessandro Sacco. Eccoci qui, rientriamo in diretta, sono con Arturo Minervini, tra poco ci raggiunge Alessandro Sacco, ma andiamo al telefono, pronto? Pronto, bello, sono Massimo. Vai Max, scatenati. No, non mi ha già scatenato, perché poi c'è sta Cartoccio che dice che io sono cattivo, e allora è meglio che non... Si è offeso perché... No, ha detto Carducci. Ah, Carducci ho detto, Cartoccio, come si chiama? Vabbè, non mi ricordo. Carucci, Stelvio Carucci. Dire, Arturo è mio testimone, tu mi sei testimone. Ormai ho telefono alla vostra trasmissione, che è una delle poche trasmissioni che, dove c'è la possibilità di discutere del fatto, e il fatto esiste. Poi l'opinione diversa viene, capito? Cioè, il problema noi è una di quelle trasmissioni che non nega il fatto, cioè è una di quelle trasmissioni che praticamente non dice o voglio non dice pure non tu ciuccio, no? Cioè nel senso, nel tentativo, la cosa esiste, poi si può avere pareri diversi, e questa è una cosa importantissima. Giustissimo. E voi avete mai visto che io ho sentito o diciamo apprezzato il fatto che io ho parlato male di qualcuno, di qualche tifoso? No. Mai, ovviamente mi rizzelo nei confronti del presidente, di questo individuo che fa il presidente del Napoli, perché è offensivo sistematicamente nei confronti della città, dei tifosi, e praticamente ha un atteggiamento diciamo che per quanto mi riguarda diciamo dovrebbe essere visto da uno psicologo. Vabbè, ma lasciamo perdere. Allora, voi dovete, secondo me, una delle cose che potete fare è quella di avere l'atteggiamento che ebbe Arturo nei miei confronti, quando non era d'accordo su una cosa, però prese solo un aspetto positivo, proprio per dare, l'impressione, presentarsi come una trasmissione che fa poche polemiche inutili. Esatto. Per quanto mi riguarda il Napoli, io sono contento dei calciatori che sta acquisendo il Napoli, sono contento, sono dispiaciuto, praticamente molto amareggiato dell'atteggiamento sistematico che ogni volta si ha nei confronti di alcuni calciatori che per noi napoletani
e tifosi di questa squadra, e tu lo sai, io sono tifoso, parzialmente tifoso, cioè nel senso sono un tifoso a responsabilità limitata, perché l'atteggiamento col Napoli è lo stesso atteggiamento che ho avuto con delle donne meravigliose, che come si dice in inglese, se me la davano ero contento, se no lo sapevo niente. Comunque che eri un filibustiere. Non sono mai stato, Madonna è meravigliosa. Ma guarda qua Massimo che sta succedendo, è iniziativa della regia, cioè che cartellino cosa? Giallo, non so perché. Non ha detto niente. Certe volte gli arbitri esagerano. La disponibilità, no? Non me lo devono levare il cartellino. No, rosso no. Se mi davano la disponibilità, che c'è? Hai capito? Sono loro che sono malpensanti. Che sono Mazzoleni. Mi fanno come Mazzoleni. Processano le intenzioni. Devi rifiutarti di andare alla premiazione. No. Il cartellino giallo non me lo merito, perché sono sempre estremamente attento ed educato io rispetto alle cose. E quindi io sono uno di quelli che non va, sono contento. L'unica cosa che sono molto molto dispiaciuto del fatto che Mertens e Koulibaly sono in discussione, che diciamo è il legame forte che noi, nonostante sono tifosi a responsabilità dell'Emirato, comunque noi abbiamo con i calciatori che rappresentano in qualche maniera la maglia, perché noi amiamo la maglia anche attraverso i gesti di questi calciatori, i gesti dei nostri fra virgolette eroi. A me non piacciono né gli eroi né i martiri, però diciamo in questo caso va bene, perché è un gioco il calcio, è un gioco. Una cosa che mi ricordo di una partita Napoli-Udinese, quando non so come si chiama, ve lo ricordate, che il calciatore argentino che poi è andato a giocare con la Juve, non mi ricordo come si chiama. Con la Juve? Come il calciatore argentino che ha segnato tutti i gol con Napoli, che è andato a giocare con la Juve poi. Higuain. Higuain. Come si chiamava? Higuain. Sì. Quando Higuain fece il pazzo scatenato e si fece espellere in Napoli-Udinese, quella cosa mi sembrò molto molto strana. Certe volte sembra, e poi dopo dico un'altra cosa e chiudo, a me mi pare che certi volte sto vedendo il wrestling, pare che diciamo ci stanno delle cose così assurde che succedono in questo campionato, 1918 insegna, che praticamente ho la sensazione di avere a che fare col wrestling, poi la passione va oltre diciamo queste sensazioni e tu fai finta di non vedere, fai finta di non capire, percepisci altre cose. Non tutti, per fortuna, perché poi talvolta è talmente forte, no? È talmente evidente la scena da wrestling che non puoi non dirlo. Però se lo dici vai incontro spesso alla censura. Non del telespettatore o tifoso, è chiaro. Ma chi impone. Ma questo sta succedendo in tutti i campi, no? Sì, è vero. Quante volte abbiamo detto il calcio è lo specchio della realtà, certo. Noi viviamo, cioè è la cosa più semplice, è il riduzionismo psicosociale della realtà in cui noi viviamo, no? Poi volevo dire un'altra cosa, che non ho detto l'altra volta, non sono riuscito a dirla. Vi ricordate sempre per una trasmissione televisiva, per l'articolo che è uscito su quel giornalaccio di cui stavamo parlando, su una trasmissione all'inizio Koulibaly, ci stava Anguissa e Koulibaly, no Anguissa, Koulibaly e Ghoulam, Fousi Ghoulam, che per me è un grandissimo uomo. Quando venne Benitez, quando c'era Benitez come il Napoli, diciamo Benitez poi risolse il contratto, se ne andò al Real Madrid e venne Sarri, le prime tre partite non le giocarono sia Koulibaly che Ghoulam, perché erano in vendita praticamente, poi giocarono. Ma sai perché? Massimo? Erano in vendita non per volontà della società. Io ti dico, ti posso raccontare che Ghoulam e Koulibaly godevano di scarsissima considerazione da parte di Sarri. Lo so, questo, e quindi erano in vendita, poi incominciarono a giocare. Certo. Napoli vinceva 5-0, ci furono quei 4-5-0 continui la prima volta. E quindi praticamente rientrarono, non per la società, tu mi dici e io faccio fede a quello che dici.
Però in quel periodo ci fu una trasmissione televisiva che a me mi fece ribollire il sangue. Ci stava un vostro collega, che non voglio fare nome, non voglio fare nome perché è una persona, un personaggio che per me è squallido, che fece una trasmissione dove mise un cane nero, un alano nero, e lo chiamava Calidù. E lo accarezzava, e Calidù, Calidù. E questo era un fatto che praticamente in qualche maniera qualche tifoso, diciamo, preso da, capito? Cioè, c'era anche un'influenza da questo. Ho capito. Allora, questo, un giornale del genere, che è un tipo del genere, che scarica, cioè fu fatto per voi, chiamo Cornuto Ciuccio, cioè loro sono razzisti, loro utilizzano metodo e metodologie razziste, e poi per pulirsi la coscienza ovviamente scaricano tutte le loro nefandezze con le parole, che diventano una foglia di fico, e la scaricano sui napoletani. Allora questo è il problema nostro, ed è un problema che non vediamo solo nel calcio, lo vediamo nelle questioni del Covid, lo vediamo nella questione della reazione della Russia nei confronti dell'Ucraina e della NATO. Cioè noi stiamo vedendo delle cose sulla nostra pelle che io devo raccontarle ai miei figli, fortunatamente sono adulti, ma io non saprei raccontarle ai miei nipoti. Perché, Massimo, se sei chiaro, ora però devo lasciarti perché c'è Alessandro Sacco che scappa. Io do un abbraccio ad Arcuttura a questo punto e a te ti lascio, va bene? Grazie Massimo, un abbraccio forte. Allora, dimmi. No, vediti leggiti su internet, vediti su Wikipedia, pure tu Arturo, la storia di Trollman, questo pugile di cui io ti ho parlato ieri, leggitela quella cosa, che è una cosa meravigliosa ed è istruttiva per capire poi la genesi del razzismo. Grazie, un abbraccio, ciao Massimo, grazie per aver chiamato, punto di vista che abbiamo registrato, ci prepariamo ad andare da Alessandro Sacco, grazie a Cesare Navone per i complimenti, poi Gennaro Marigliano. Ricordo quando il Napoli comprò Koulibaly, Higuain, Callejon, Albiol erano i pacchi del Real, con Jorginho, Di Lorenzo, Allan e Rachmani si andava in Serie B e poi quelli che sono andati via li abbiamo rimpianti tutti. Il tifoso dovrebbe fare il tifoso e sostenere squadre e società, fare critiche costruttive anziché distruttive. Io sono perfettamente in linea con il tuo punto di vista. Veretù sarebbe papabile per il Napoli se parte un centrocampista, Luigi Petricelli? Beh, Veretù ha chiesto tanti soldi alla Roma per rinnovare e considerando quella che è la politica del monte ingaggi del Napoli, la vedo complicata, come pista, la vedo molto complicata, a me piacerebbe molto, ecco, quello sì. Alessandro Sacco, buonasera, ciao. Ciao Silver, ciao Arturo, buonasera a tutti i telespettatori di Canale 8. Ale, secondo te arriva prima l'ufficialità di Deulofeu o quella di Østigard? Secondo me per i tempi forse più Østigard, perché anche per una questione dei prezzi eccetera, credo più Østigard, anche perché insomma per Deulofeu c'è più una necessità prima di vendere che e poi di acquistare. A proposito del quarto difensore, io questi giorni sono stato a Bacoli perché sono passati 10 anni dalla promozione del Napoli Carpizia Yamamai ho parlato con un dirigente a proposito di Fabio Gatti, che è un giocatore che in questo momento ha debuttato in nazionale e viene in seguito, e posso dire che è stato Fabio Gatti vicinissimo al Napoli, addirittura venire già alla sessione di gennaio come quarto difensore. Poi ovviamente Frosinone ha voluto controllare, tra pare, avere il giocatore fino a fine stagione e poi cederlo alla Juventus. No, prima c'era l'accordo fatto col Toro, era un giocatore del Torino. Però diciamo che entrambe lo volevano prendere subito, poi la Juventus ha avuto la meglio. Con la volontà diretta del calciatore, cioè alla fine sì. È stato proprio il calciatore a dire no al Toro, perché defilato il Napoli il Toro era praticamente forte, fortissimo, e ha scelto la Juve. Quindi immagino quando si giocherà il derby sarà un osservato e un avversario speciale per i tifosi del Torino. Sì, anche se poi bisogna dire, questo ragazzo Fabio Gatti, fino a che non ha giocato a Frosinone,
ha fatto veramente tutti i mestieri, tutti i lavori, quindi veramente una bella storia. Dal punto di vista umano, sicuramente un ragazzo che mi auguro che ovviamente non faccia bene alla Juve, però la sua carriera possa comunque essere positiva, perché è un giocatore che, per quello che ho visto quest'anno a Frosinone, la partita a Wolverhampton contro l'Inghilterra, le premesse ci sono per una carriera. Certo, importante. Naturalmente Federico Gatti, tu ricordi l'ottimo Fabio Gatti che da queste parti ha indossato anche la maglia del Napoli, ma lo fai... Da 44! Esattamente, fortissimo Gatti, personaggio in... Micio, anche detto Micio, da non confondere con Miciu. No, infatti. Senti, no, però comunque De Lofeo, sì, anche questa secondo me sia una trattativa che può andare a buon fine. È chiaro che ovviamente il Napoli deve prima piazzare uno, mi auguro più Onas che Politano, questo è il mio parere personale, perché comunque Politano in queste partite che ha giocato con l'Italia ha confermato di essere un calciatore che, se recuperato fisicamente, quest'anno ha avuto anche diverse situazioni, il Covid, infortuni e tutto, è un giocatore che io personalmente mi terrei in rosa. Avere lui e De Lofeu a destra non sarebbe male come coppia di esterni offensivi. Vi faccio vedere queste immagini che ci arrivano, sono state realizzate questa mattina e ci arrivano da Pompei. Alla Madonna di Pompei e il Napoli, il club Napoli Pompei ha accolto Luis Vinicio, o Lione, che è diventato novantenne lo scorso febbraio, ed è stata una festa straordinaria, immensa, di uno dei più grandi centravanti, non solo della storia del Napoli, ma della storia del pallone. E poi un innovatore, quando fu allenatore, fece cose eccezionali, straordinarie, era soprattutto, a parte forte, fortissimo, al suo fianco c'è Roberto Amodio, che fu difensore del Napoli e soprattutto dell'Avellino, allenato in Serie A da Luis Vinicio. Avete visto la torta del novantenne Vinicio, la targa Olione. Che posto occupa Arturo nella storia del Napoli, Olione? Abbiamo spesso, no, queste discussioni sui posti nella storia, però veramente Vinicio è quasi qualcosa a parte, no? Perché io sono cresciuto, Silver, sono nel 1983, e tutti mi dicevano ma il Napoli di Vinicio è una di quelle cose, no, che si tramandano da generazione in generazione, che poi ti fa venire la curiosità di andare a curiosare, a cercare qualche foto, a leggere le storie, a vedere qualche filmato, e questo vuol dire essere probabilmente immortali, guadagnarsi uno spazio nella storia che va oltre la vita che vivi sulla terra. Giocatore fortissimo, vedete questa fotografia, questo video, c'è il nostro amico Serafino che ha girato, il bacio bellissimo di Roberto Amodio, colonna di quell'Avellino che riuscì poi a salvarsi in Serie A negli anni più importanti della storia del Lupo. Che colonna, che dici, Ale? Io sono nato nel 79, quindi diciamo sono, rispetto ad Arturo, un pochino più grandicello, però ovviamente mio padre mi ha raccontato delle meravigliose geste da allenatore di Luis Vinicio, che insomma era, diciamo, ancora prima di Sarri, il Napoli di Vinicio esprimeva un calcio tra i più belli che c'erano in quel periodo, quindi credo che chi è amante del bel calcio non poteva non apprezzare quel tipo di gioco, quel tipo di squadra. E anche in quell'anno, a proposito, sai, di scudetti sfiorati, Napoli di Vinicio non sfiorò un anno, quando ci fu, mi pare, di gore in grado Altafini, e quindi credo che quel periodo lì si è vissuto, chi ovviamente amato il bel calcio, una delle pagine più belle della storia del Napoli, prima di che arrivasse il grande Diego Armando Maradona. Bene, Ale, ti ringrazio, un abbraccio.
Grazie Silver, grazie Arturo. Prima di salutare ti voglio dire, voglio fare complimenti a Scafati Basket che raggiunge la Serie A1 insieme al Gevi Napoli, quindi dopo 14 anni due squadre campane l'anno prossimo faranno parte insomma del roster competitivo con Milano, Bologna e via di seguito. È così, hai fatto benissimo. Ciao Alessandro, grazie. Ciao Silver, ciao Arturo, buona serata a tutti. Grazie, Alessandro Sacco, direttore del Napoli Online. Vabbè, mi tocca salutare anche te. Io voglio ringraziare invece il tuo papà per tutti gli scappellotti che ti ha dato. Pochi? No, mai abbastanza, direbbe qualcuno. Vergognati con il camouflage alle spalle. Un pizzico di sana vergogna, eh? Vabbè. Ti abbraccio. Ciao Arthur, grazie. Grazie ad Arturo Minervini, a voi per averci seguito. Vi lascio alle notizie del nostro TG e noi torniamo domani.